signore e signori, ladies and gentlemen, madame e monsieur, eccetera eccetera, sta per avere inizio Ridan a Bologna, concorso per comici e cabarettisti di belle speranze ad alto coinvolgimento di pubblico. Si avverte il gentile pubblico che i vostri muscoli addominali e facciali saranno messi a dura prova durante lo spettacolo a causa delle innumerevoli e sguaiate risate che i nostri concorrenti vi sfideranno a produrre. Perciò, chi è debole di stomaco è pregato di lasciare la sala prima dell'inizio dello spettacolo. O rida per sempre. Buon divertimento! Allora, signore e signori, grazie di essere qui. Quinta edizione di Ridan a Bologna. Sono emozionata, sembra una retorica, invece sono molto molto emozionata perché siamo alla quinta edizione. In 5 anni abbiamo fatto passi da gigante, pensate che quest'anno andiamo in TV. È un'edizione straordinaria questa perché abbiamo concorrenti non solo provenienti dal palco di Lido Aranci ma anche del cabaret, del Festival Cabaret Emergente di Modena di Riccardo Benini, che anche lui è più ultra ventennale, quindi dal Lo Comics di San Marino, dal Festival della Comicità di Fano, tutti ragazzi professionisti che avremo l'onore di avere qua. Proprio qua al Circolo Arci Benassi, quindi ragazzi, sarà, signori che siete qua, vi chiamo ragazzi perché quando si ride siamo tutti più giovani, avremo veramente un'edizione straordinaria di questo Ridan a Bologna, questo Ridiamo a Bologna, ma non solo, stiamo diventando veramente nazionali, lo siamo sempre stati, ma quest'anno ancora di più. I nostri giurati avranno il compito di votare i concorrenti su 3 parametri, che adesso me li leggo, li ho scritti io ma non me li ricordo mai: testo, interpretazione e presenza scenica. Da 5 a 10 per ogni concorrente, 3 valori da 5 a 10 per ogni concorrente. Alla fine si faranno le somme e i 2 concorrenti che avranno totalizzato il maggior punteggio passeranno alla finalissima, che vi ricordo si terrà il 31 ottobre, serata di Halloween, per cui è richiesto il dress code, quindi chi vuole mettersi cornini, codini, dentini, fantasmini lo può fare, io lo farò, sappiatelo, quindi preparatevi. Allora, sarà la finalissima dove l'ospite saranno Domenico Lannutti, grandissimo artista, con un'altra tanta grande artista che è l'acrobata Gabi Corbo. Ho bisogno di un volontario uomo e di 2 volontarie donne, se non venite voi vi pesco io, perché fino a domattina non possiamo stare. Che si chiama così. Poi abbiamo la signora La Franca, giusto? La Franca, Maurizia, Giuseppe, Pierfranco e Ettore Pancaldi. Ah, c'ho anche la calcolatrice, perché qualcuno deve aiutare Ettore che scaglia sempre coi conti, sappiate. Allora, adesso invece mi serve la valletta. Veramente un grandissimo applauso per chi è destinato ad aprire questa quinta edizione di Ridan a Bologna, signore e signori, Carlo Albertin. Buonasera a tutti, fate un applauso, sentiamo un po' di calore, un po' di... Grazie. Allora, io lavoro in un negozio di elettronica, sono anni che faccio questo lavoro e col passare del tempo impari a conoscere chi è di fronte e noi commessi abbiamo visto e sentito cose che voi umani non potete neanche immaginare, come quella che entra da me non con una, ma con 2 fette di pane, perché vuole vedere se entrano nel tostapane. Guardi signora, purtroppo per motivi igienici non possiamo provarli. Ma come no? E come faccio a sapere se ci entra? Signora, non è che se entra uno che si è cagato addosso facciamo provare una lavatrice, non funziona così. O come quella che entra e fa, scusi, vorrei una scarpetta. Per il sugo, per... che scarpetta? No, quella con le prese. E la ciabatta è un po' diverso, comunque penultima in fondo a destra, grazie. Col passare del tempo ovviamente si impara appunto a conoscere chi è davanti e le persone, il cliente più difficile in assoluto
è il pensionato, nome in codice Lumarel. Lumarel si sveglia alle 5 e mezza del mattino, si alza, fa colazione, si prepara, esce di casa, arriva al centro commerciale alle 7, il centro commerciale apre alle 9. Cosa fa nell'attesa? D'estate si piazza davanti alla porta d'ingresso con il carrello e parla con gli altri della sua specie, parla del più, del meno, politica. Una volta se tu uno ha fatto, oh ma te chi hai votato? Hai votato coso lì, come si chiama, il comico? Ma chi, Grillo? No, quell'altro, Brusconi. A me là fa morire da ridere, ma te chi hai votato? Hai votato Gramsci? Grazie, fate pure, grazie. In primavera e in autunno l'Umarel si mette in macchina con la portella aperta, attaccato al carrello. In inverno aspetta in macchina con la portella chiusa e punta il carrello che è fuori. Noi arriviamo a meno 19, giusto per aprire il negozio, e appena ci vede ci fa, sì beh ma a che ora aprite? Alle 9, come tutti i giorni, e lei lo sa, perché qui tutti i giorni, ah ma io ho da fare. Che cosa ha da fare? Aprono il cantiere nuovo in centro a Bologna? Vuoi che arrivo tardi? Aspetto lei per parlare a Luspo con Tavernello, suppongo. Alla fine, alle 9, apre il centro commerciale, Lumarel entra, ma fa la spesa, dopo 5 minuti esce e ha comprato una scatolina da 80 grammi di stracchino nonno Nanni. Perché entra col carrello se deve comprare una scatolina da 80 grammi di stracchino nonno Nanni? Metti che in offerta, mi dice, ci devi stuccare la casa praticamente, se lo compri in offerta, devi comprare 6 kg. Arriva al cantiere e ho notato una cosa, una volta nei cantieri c'era una rete arancione e si poteva vedere dentro. Adesso mettono tutti i pannelli di legno perché vogliono eliminare la piaga dell'Umarel. Ma l'Umarel che furbo cosa fa? Ci gira intorno a tutto il cantiere finché non trova la parete col buchino. Se non c'è, smonta il bastone da passeggio, all'interno c'è un piccolo trappolo da traforo, ci fa il buchino e ci guarda dentro. Che neanche vedesse le donne nude, appeso vede la riga del sedere degli operai quando si piega, che non è neanche un bel che. Oggigiorno l'Umarel si è voluto, c'è l'Umarel tecnologico. L'Umarel tecnologico è quello che viene da me in negozio e compra il tablet per giocare a briscola online. Ma vai a giocare a carte, ti fanno apposta, c'è il circolo, vai al circolo. Oppure c'è quello che viene in negozio da me, sta 8 ore davanti alla TV, così. Hanno anche un cagnolino, anche il cagnino sta 8 ore, così. Dopo 8 ore mi fa, Giovanotto, ma posso chiedere una cosa? Certo, mi dica, non c'è mica che fanno vedere i lavori in corso. Con l'occasione stasera per parlare anche di un problema che ha afflitto noi negozianti, parla del 2011, c'era il governo Monti e ha fatto un decreto legge, decreto Salvi Italia. Uno di questi punti, dei punti di questo decreto, era la liberalizzazione degli orari di lavoro, che vuol dire che i centri commerciali e i negozi possono stare aperti anche la domenica. A nome mio, dei miei colleghi, i miei amici e familiari che stanno a Vicenza, e quelli che fanno questo lavoro, famiglie e quant'altro, un grandissimo veramente dal profondo del cuore, proprio pienissimo vaffanculo. Grazie. Mi ricordo ancora la prima domenica lavorativa, mi sveglio la mattina alle 7:30, faccio colazione, faccio per uscire di casa, a casa c'è una gattina e mi guarda come dire, che sfigato. Arrivo al centro commerciale, chi c'è a domenica mattina alle 9 che aspetta di entrare al centro commerciale? Lumarel. Alle 9 si apre il centro commerciale, Lumarel si fionda a fare la spesa, di corsa, alle 9 di mattina e domenica, di corsa. Dove cazzo corri? Tanto le poste sono chiuse, i cantieri sono chiusi, i dottori sono chiusi, cosa hai da fare? Ah, devo fare in fretta, sono in parto l'Angelus. Ore 9:02, la prima telefonata domenica mattina. Informatica, buongiorno, siete aperti? No signora, non ho niente da fare, sono rispondere al telefono. Ma io mi immagino l'uomo a casa, perché siamo tutti uomini a casa, che si sveglia la mattina e il primo pensiero è oggi è domenica e non faccio niente. Poi si fa il programma della giornata, ore 10 prove libere, ore 12 mangio una cofana di lasagna così, ore 14 gran premio, ore 15 la partita, 17 post partita, 18 novantesimo minuto, 19 pre partita di posticipo serale, 20:45 posticipo serale, 23 controcampo, la giornata perfetta. Si alza e indossa la divisa ufficiale della domenica, pantaloni della tuta anni 80 e felpina in pile. E lì che stanno salendo i pantaloni e si sente, amore? Non mi chiama mai amore, è grave. Sì? Amore, oggi siamo commerciale aperto, dopo pranzo andiamo a fare un giro, tanto non abbiamo nulla da fare. La disperazione dell'uomo poi aggiunge anche, andiamo a prendere anche la mamma? No. Io sono lì al centro commerciale che gli aspetto e si capisce chi è quello obbligato a venire perché indossa ancora la divisa ufficiale della domenica. Tiene anche il giubbino chiuso con 40 gradi fino a qua per nascondere la macchia della lasagna delle ore 12.
Appena entra mi fa: guarda amore, vado un attimo da ragazzo, devo chiedere una cosa importante per lavoro, un casino. Arrivo subito, viene da me e fa: scusi, posso chiedere una cosa? Certo, mi dica, quanto fa il Bologna? Muori. Devi morire. Sono lì che vengono anche volutamente al centro commerciale, ma lasciano il cervello a casa. Si capisce da due cose: camminata tipo zombie, capite, che vagano per il negozio così, domande intelligenti. Così, lei lavora qui? No. Preso un commesso, l'ho piccato a sangue e ho fregato la maglietta, signora. Così. Scusi, ma per un DVD? Un lettore DVD o un film DVD? Sì. Ah, sì cosa? Sì cosa? C'è anche gli stranieri, gli extracomunitari, in particolar modo quelli che partono il discorso con ciao capo. Quelli che partono con il ciao capo non sanno niente e non capiscono niente di italiano. 14 luglio dell'anno scorso, gli va questo. Capo. Scusi, no, non ho capito. Cosa vuoi? Cos'è? Vodafone, Mediolanum? Spiegati, parla! Dopo mezz'ora ho capito. Era un ventilatore. Finalmente arriva alle 20, orario di chiusura. Sono lì che sto per chiudere la serranda e arriva lui, il cliente dell'ultimo secondo. State chiudendo? No, no, faccio faccia anche la serranda. Ma va, va. Finisco dicendovi una cosa, grazie. Un consiglio personale: la domenica fate l'amore, non fate la spesa. Grazie. Perché abbiamo iniziato? Perché Bologna, non so se lo sapete, ma ha una grandissima tradizione comica. Molti di voi si ricorderanno il Gran Pavese e Varietà di Patrizio Roversi e Suzy Bledi, ma ancora prima loro hanno proprio... sono esplosi con questa idea geniale del circolo pavese, che dove chiamavano personaggi anche a volte improbabili ma che erano incredibili, proprio hanno fatto la storia e hanno lanciato un sacco di idee, un sacco, e soprattutto il nuovo modo di fare cabaret. Ma perché veramente a Bologna si faceva cabaret nelle cantine, la gente mangiava la mortadella, beveva il lambrusco, tavolassi ovunque, perché una volta non c'era bisogno dell'abitabilità, facevano taverne anche nelle cantinasse, dove se succedeva qualcosa rimanevi lì come un topo, ma va bene. E i cabarettisti, i primi che volevano, si esibivano tra i tavoli. Voi pensate, c'è un libro bellissimo di Araldo Turra, Bologna ride, che racconta di questa coppia Cavina, Gianni Cavina, Lucio Dalla, che andavano a fare cabaret nelle taverne, e Gianni Cavina cantava e Lucio Dalla cercava di far ridere la gente. Quindi ecco, noi abbiamo voluto riproporre un pochino questa atmosfera delle vecchie cantine. Poi insomma, in 400 qua dentro non ci si sta, quindi la finalissima la facciamo là. Però ecco, per spiegarvi perché non c'è il palco, perché c'è questo modo di fare, io che accendo, spengo, faccio un po' tutto, proprio l'abbiamo fatto un po' apposta. Comunque io adesso chiederei un grande applauso per Nicolas Cantarelli. È tutta questione di come ti vedi. Sì, di come ti vedi. Non te lo dicono, ma tu hai un'antenna sulla testa che, in base ai film che ti fai, crea la tua realtà. Poco alla volta, ripetendo le immagini dentro di te, plasmi la tua vita. Persino la fisica lo afferma. Albert Einstein, uomo di grandissima spiritualità, diceva: tutto è energia. Sintonizzati sulla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non è filosofia, è fisica. Vediti così: è sera, hai litigato col tuo capo, con tua moglie e con la cassetta della posta. Non la apri, la cassetta, la smonti. Ecco, dimmi, in quel momento, come ti vedi? Dentro la cassetta c'è qualcosa, lo riconosci all'istante, atto giudiziario. Forse le tasse, forse una multa, o forse la tua ex moglie che vuole anche il canotto a forma di coccodrillo con gli occhi di sua madre. Sì, perché le immagini possono persino peggiorare. Parliamo del futuro, hai quel desiderio da sempre.
quell'attività da avviare, quel viaggio da fare, quella persona da chiamare. E con chi ne parli? Con tua moglie, tuo marito, i tuoi amici. Ma anche loro hanno un'antenna sulla testa. Ma cosa fai? Ma sei matto? Lascia perdere. E lasci perdere. Lasci spegnere. Ma con un rimorso così ci puoi persino diventare matto. I ristoranti sono pieni, abbiamo più cellulari che capelli, ma il responsabile del personale ti chiama a colloquio, le devo parlare. Fuori dal suo ufficio siete in 18, bisogna prendere il numero. Alcuni hanno dormito in sacca a pelo, altri hanno affittato i portini per far pena al capo. La collega che esce dall'ufficio è in lacrime. Lorena, che succede? Cassa integrazione. A singhiozzo. Arriva il tuo turno, fai per entrare, quando ricevi il messaggio di tua figlia. Vuole le Nike Airbus 747 da 229,50 €. Ecco, in quel momento, come ti vedi? Sì, lo so, tu starai pensando che sia la realtà a creare le tue immagini, a determinare come ti senti, ma invece è vero l'esatto contrario, perciò potrai creare un circolo virtuoso, oppure un cane che si morde la coda, sta a te scegliere. Per fortuna c'è un modo per trasformare le visioni, le immagini che ti fanno soffrire. Chiedere, sì, chiedere al direttore. Chiedi di farti vedere felice. Il direttore sa come portarti l'immagine di te felice. Perché se vuoi essere felice, prima devi saperti vedere felice. Pronto, ed è così, perché l'uomo è nato per soffrire, fin dai tempi di Adamo ed Eva. Donna, tu partorirai con dolore, vero? Uomo, tu morirai prima della donna. Perché? Perché se dove ti giri, giri, vedove. Vedove, vedove, vedove. I vedovi sono una rarità, come i francobolli di Giovanni Paolo I. Non li trovi mai, mai. Come ti chiami? Massimo. Sei sposato, Massimo? Sì. Con lei? Sì. Allora sei una bella coppia. Tu pensa che ci sono 100.000 matrimoni al giorno, 100.000.
le vedove sono 7-1, fa più danni dell'AIDS il matrimonio. Rischi di meno se vai con lui. Fidati. Tutte vedove, dove vai vai? Nella sala bingo prima c'erano 498 vedove e due vedovi che giravano, che facevano gli arbitri. Tutte vedove alla casa di riposo, vedove al cinema Marconi la domenica pomeriggio, vedove. Non è che i mariti stanno a casa a guardare la partita, sono morti, perché le donne sono Highlander, sono come a Christopher Lambert, non muoiono mai. Simpatico Massimo, tu pensa che una donna, una mamma, non si ferma mai. A che ora arrivi, arrivi a casa, la trovi sempre che fa qualcosa. Ma non lo so se lo fa perché ti ha visto che stai entrando, ma fa qualcosa. Lava, stira, cuce, prepara da mangiare, aspetta il marito che torna dal lavoro, aspetta i figli. Pensa a un carico di lavoro 10 volte più di te. Pensa. E muori te. A mia moglie l'ho detto l'altro giorno, oh, cerca di lavorare un po' di meno, che voglio campare un po' di più, non vorrei che ci fosse questo assorbimento, no? Però tutto parte, come vi dicevo, da Adamo ed Eva. Dio chiamò al loro cospetto Adamo ed Eva e gli disse: ragazzi, potete fare tutto quello che volete, le mele non si toccano, scusate l'accento, ogni tanto mi scappa qualche parola in milanese, le mele non si toccano, altrimenti sarete puniti. Però Adamo che cosa poteva fare se quella nell'orecchio continuava a dirgli voglio la mela, voglio la mela, voglio la mela, voglio la mela, voglio la mela? Come un coglione andò a cogliere la mela dall'albero. Venne il Signore. Chi trovò con le mani nel sacco? E non era difficile. Adamo! Che il Signore appena vide Adamo così, si fermò, lo guardò e con una sola frase espresse il concetto di quello che avrebbe rappresentato l'uomo sulla terra. Adamo, ma allora si strunzo. No. La vita sulla terra diventò difficile, complicata, ma Eva era bella. Signori miei, Eva era bellissima, con i suoi capelli lunghi, biondi, che li coprivano i seni. Adamo stava ingrifato come uno canguro esquimese. Ma tagliati questi capelli! Guardate, guardate, mi sembra una zingara. Accorcia un po' con le punte. Eva aveva un corpo invidiabile, era completamente nuda, vestiva solo di fico. E come ci teneva a cambiarsi la foglia di fico ogni mattina? Era bella, profumata, e pretendeva che lo facesse anche Adamo. La faceva trovare lavata, stirata, profumata. E venne il giorno del peccato, e dopo 9 mesi nacque il primo genito, che appena vide il padre, disse: tu mi hai fatto nascere a me, mi devi crescere, educare e dare da mangiare. E a 18 anni voglio il motorino, l'SH. Hai capito? Quando mi sposo voglio la casa a casa e il conto in banca. Adamo guardò Eva e disse: ma questo è un Caino, sto bambino. E da qui il nome di Caino. Ma io dico, caro Adamo, che le cose con Eva siano messe in un certo modo, si era capito subito. Piglia provvedimenti, il buongiorno si vede dal mattino, tu che fai? Ci fai un altro figlio? Allora ragiona il Signore, si proprio strunz. E nacque il secondo genito. Adamo appena lo prese in braccio, disse: quanto è bello questo bambino, e tale qua a me. Lo chiameremo abbonato, così non pagherà neanche sui mezzi pubblici. Eva lo guardò e disse: già, così quello poi finisce pure abbonato in prima fila davanti alla televisione. Lo vogliamo unire a questo bambino, quello già è fesso, lo dobbiamo chiamare Abele. Adamo la guardò e disse: Abele? Tra Caino e Abele c'era qualche differenza. Abele era buono, Abele era così buono che Amnesty International per soli sono primo in fasce. Dice: se qua l'umanità si comporta come ragazzino, che ci facciamo sulla faccia della terra? Ma Abele era buono e passava tutto il suo tempo a fare del bene. Caino passava tutto il suo tempo a menare Abele, ma non se ne faceva accorgere, era lui Caino. E quando vennero quelli dell'organizzazione internazionale, nessuno tocchi Caino, Abele disse: il manesco non sono io. Nessuno gli credette. Ma con l'arrivo sulla terra dei due pargoletti la vita veramente si complicò. Adamo si accorse che Eva cominciava a trascurarsi. Non si cambiava più la foglia di fico con una certa regolarità. Erano 15 giorni. Sta foglia incominciava a ingiallire. Per casa si avvertiva anche un certo tanfo. A che Adamo: Eva, ma non è da te. Sono 15 giorni che non ti cambia la foglia di fico. Eva lo guardò e disse: ehi, ma teniamo 2 figli, dobbiamo risparmiare. E quasi ci vogliamo cambiare ogni mattina, ci vogliono 4 foglie di fico la mattina. Invece di fare il cretino, vai a lavorare e porta le foglie a casa. Così allora
E così adesso non è cambiato nulla, solo la foglia di fico. Fateci caso, la donna prima del matrimonio, prima dell'unione, prima della convivenza, come la volete chiamare, è sempre disponibile, solare, cure particolari. Amore, andiamo in discoteca? Sì, dai, andiamo in discoteca, che bello, sì. Andiamo a bere un caffè a Modena? Un caffè a Modena, che bello, sì, sì, sì. Sono sempre profumatissime. Poi si arriva alla convivenza. Neanche il tempo di capire che cazzo è successo e te la ritrovi con pigiama di flanella e babbucce e topolino al piede. Che va in giro per casa con i capelli infeltriti, senza trucco, ti guarda negli occhi e dice: chi vuoi mangiare oggi? Con Naruto che ti piglia a schiaffi. Ma chi ha mangiato? L'ovetto Kinder? Tieni Naruto che è una sorpresa. Ma chi sei? Ma da dove sei uscita? Stavo in camera da letto. Ma perché io dormo insieme a te? Perché la donna si traveste, si trasforma? Ci sono donne che addirittura arrivano a dire: ascolta, io non voglio niente da te. Ma chi ti vuole dare niente a te? Ascolta, io non ti chiedo niente. Quello che ti chiedo è occupare un posticino piccolo piccolo nel tuo cuore. Poi viene a vivere con te e ti occupa la casa. Ti perdi i diritti civili, diventa tutto suo. Gli armati quattro stagioni stipati oltre ogni regola della natura diventano sette, otto, dieci stagioni. Glielo chiedi? C'è da riempire le mezze stagioni. Ma non esistono più le mezze stagioni, l'ha detto Bruno Giuliacci in televisione. Buonasera, non esistono più le mezze stagioni. Come io sono stato costretto a mettere i miei vestiti nel frigorifero da campeggio nel garage. Come si fa? Un armadio pieno zeppo di roba sua, zeppo! E se poi qualche sera dobbiamo andare al cinema, a teatro, apre l'armadio e fa: guarda, 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 lo vedi? Non ho mai niente da mettermi! Disgraziate, sta roba di chi è? Allora domani io sai cosa faccio? Chiamo un furgone e mando a buttare via tutto, così ci appendo quelle quattro mutande mie congelate. La mia donna, quando si veste è terribile, apre l'armadio, sarà seduta a guardare per ore. Ma che stai facendo? Sto scegliendo. Ma che è una bancarella? Sì, sto scegliendo. La senti gridare: questo neo non si vede niente, ci vuole un faro di 100 watt. Entri in camera, la trovi davanti allo specchio su una sola gamba. Ma che dormi come le galline? Cretino, sto scegliendo le scarpe. Verde acqua? O verde bottiglia? Che dici? Che dico? Tu da ricoverare. Tu non stai bene, figlia mia. Tre ore per trovare un vestito da indossare, finalmente lo trova, lo indossa e viene da te, che sei pronto già da due ore prima, t'ha fumato due pacchetti di sigarette, stai tutto ammappucciato. Lei arriva con quella faccia che solo lei sa che faccia tiene in faccia, arriva davanti a te, ti guarda negli occhi e dice: come sto? Là ti assumi la responsabilità di quello che dirai, perché se non sei convincente ti sei rovinata la serata, e rovinarsi la serata significa che non trombi più per 15 giorni, perché la femmina la prima cosa che fa è ci toglie il mangiare, e per 15 giorni non si mangia più, è assodato. Le donne che prima di morire dicono: io non voglio mica un miccio vicino a me, ma che me ne faccio di un miccio? Bussi bussi, io voglio un uomo macio, un uomo che si faccia sentire, un uomo che mi deve ingiuriare, e se me lo merito e sicuramente me lo meriterò, io voglio un uomo che mi deve picchiare. Poi se sposa con te, ti metto il cartello in mano e te mando a fare la spesa al supermercato. Questi cartelli sempre con la ruota rotta, vieni guidati, mai. Pagati non muoiono pure Parkinson. Una volta ho visto uno dopo mezz'ora che spingeva, dice: ma vaffanculo, passo prima così, me lo porto appresso, me lo porto. Arriva al supermercato, nella macchina. C'è sempre, ti litighi con tua moglie, c'è sempre un marocchino che da lontano ride. Che ridi, marocchino? Che ridi? Che c'hai sei mogli? Che ridi? Io ce l'ho in Marocco, dagli qua la moglie però. Entri nel supermercato, così. Sei così perché lei ti ha legato. Perché tu non compri niente, perché compri solo stronzate. Ok, vai lì. Lei col cartello, con i soldi, con la lista, tu da solo non sai dove andare, ti trovi davanti allo scaffale degli accessori per la macchina. Bello. Ma non si è soli, 50 uomini uno a fianco all'altro. Bello. Stai per prenderti, oh, mi sleghi un attimo, che devi fare? Devo prendere, ma dai, io sono 3 anni ancora, non ho deciso. Lo stai per prendere, ti passa una persona anziana, un signore anziano, con le mani così. Giovanotto, non toccare, ti sta guardando, non toccare.
me lo ripete perché ha capito che non ho capito. Giovanotto, ti sta a guardare, lui sta a guardare pure a me, e tu lo segui. Dici, mi scusi, ma come si fa ad arrivare all'esperienza che ha lei? Io lo vedo. Oh, una speranza per tutti noi. Ci pensa che culo che ho avuto io. Mia moglie l'hanno messa due volte con la macchina sotto, se non faceva le tromarce ancora era viva! Arrivi alla cassa, l'ultimo atto alla cassa. Tu alla 1, lei alla 40. E ti fa dei segni da lontano, no? Madonna mia, che caspita sta a dire mia moglie? Oh, che cosa sta dicendo mia moglie? Io non capisco la mia, figurati se capisco la tua. Sì, ma mi fa dei segni, e fagli pure te! Poi capisci, no? Vieni qua, non c'è nessuno. Stai a Zola a fare la spesa in un altro supermercato, in un altro paese. Arriva la cassa, c'è la cassiera, come ho visto dove nei supermercati, tutti con le gonne uguali, camicetta, collarino, e c'era questa che stava così. Questa è andata in bagno, si è fatta le crack, no? Si era tirata troppo la coda. Allora vai lì, gliela sganci, e allora, buste? Sì. È sicuro? Sono abbastanza sicuro. Ti sta dando le buste, arriva tua moglie. Chi ha preso le buste? Una cappa di gelo. La cassiera fa, ma sono cazzi sua? Perché lei c'ha quelle che piega Silva. No, mi ha chiesto un preventivo, ne stavamo parlando. Nelle buste, cosa ci va sotto le buste? La carne, no, si schiaccia. Le uova si rompono. L'olio si rovina, si schiaccia, si spacca. Signorina, che vado a casa col circo metrano oppure parto da metà busta? E questo succede quando sei fuori. Quando sei a casa, comincia a farti delle sorprese. Cioè, hai in mente una trasgressione? Avvisami, ci divertiamo di più. Non è possibile che un povero Cristo, dopo 8 ore di lavoro, ma magari un lavoro duro, magari con uno con un martello pneumatico, la mattina non è potuto andare in bagno perché c'è un mal di pancia, perché c'era la moglie, un figlio, la figlia, un nonna, nonna. Dice, vabbè, me lo porto appresso, lo porto fino a domani mattina, no? Arrivi a casa alle 8 di sera, stanco, morto, apri la porta di casa e trovi tua moglie vestita da pornostar, che ti guarda negli occhi e fa, ciao, come stai, porco? Ma stai parlando con me? Sì, ti stavo aspettando, porco, portami subito in camera da letto. Ma quale camera da letto? Io tengo un male di pancia stamattina, un martello pneumatico mi stimolava sana sana, non sapevo dove dovevo correre, volevo fare una buca andare là, fai visto ma non mi hai visto proprio, devo andare in bagno. E allora dai, portami in bagno con te, porco. Ma quale bagno con te? Io da solo chiuso dentro non ci riesco, ci figuriamoci davanti a te, poi non sa mai mi scappa una puzza, mi fa pure una cazziata, perché un'altra novità, le donne non fanno le puzze. E che faccio le puzze io? E che fate le schiatti dentro le puzze tu, eh? Le donne fanno le puzze e le fanno più degli uomini, perché ne fanno uno ogni tanto, in concentrata. Puzza pure più assai. Sapete chi è che ci crea questi problemi? Sono questi film erotici che fanno in televisione, che hanno una considerazione del sesso al di fuori della realtà. Ma dove si è visto mai che un idraulico arriva a casa la signora per la riparazione, apre la porta e trova la signora tutta provocante con la vestaglia trasparente, e guarda l'idraulico e fa... Signora, sono venuto per il rubinetto. Ecco perché non si trova più un idraulico. Sono tutti dei film pornografici. Cazzo, di idraulici. Non li trovi più, da nessuna parte. Allora, tua moglie, quando vede questi film, che tu stai nel letto la notte, ti è mai capitato, no? Lei dorme, tu con il telecomando, gira, come si sveglia? Che succede? Billate, è resuscitata Billate. Mannaggia, morti, che c'ha le tette Billate, sì? Facciamo delle figure di merda esagerate nel letto. Perché lei vede quello che vedi tu. È chiaro che dopo un po' non si trova più, ti alza il lenzuolo e vuole fare la differenza. Allora, ma che fai? Amore, per capire, ma che devi capire? Tu non devi capire niente. Amore, hai visto? Ma quello è enorme, è un povero Cristo, che deve dire? Amore, quello è finto, è fiction. Sai che significa fiction? Significa che quello in realtà non esiste, perché se quello in realtà esiste io sono un uomo e merda. Ma poi sta attore, ma che si sono mangiati? Cannelloni con Viagra dentro, fanno l'amore per 6, 7, con 8, 10 donne contemporaneamente. Noi dovremmo andare a prendere dopo quando le mogli ce lo chiedono. Purtroppo questo succede, ritornando a quello che era successo, no? Perché è così, se tu vai in un negozio di animali e chiami e vuoi un pappagallo e speri che il pappagallo parli, se ti sposi lei, come speri che questa sta zitta? Giusto?
Allora il Signore chiamò Mosè e gli disse: io ti do 10 comandamenti, tu devi portarli sulla terra. No, il Signore chiamò al suo cospetto Mosè e gli disse: io ti do 9 comandamenti, è un consiglio. No, il 9° comandamento dice: non desiderare la donna d'altri. È sempre stato. Ora Cesare Mortella, un applauso. Signore e signori, un applauso a Giorgino e alla sua insolito concerto. Presidente di giuria, mi sia propinqui, che ci abbiamo l'ospite. Allora io chiederei veramente un sentito, calorosissimo e fragoroso applauso per Eraldo Turra. Eraldo Turra, quello conosciuto come il grosso dei gemelli Ruggeri, prima che si innamorasse di una donna che lo obbliga ad andare a far footing tutte le mattine, e adesso fa anche la Strabologna. Ti va bene il gelato? Oh, perfetto, io gli lascio il palco perché... No, lui. Io sono passato di qui perché anni fa anch'io sono fatto parte della giuria, per cui insomma vi tocca un arduo compito naturalmente. Anch'io sono stato un comico emergente, ormai adesso sono 20.000 leghe sotto i mari, insomma. Lei dice: ma ha detto, ma rassicurato, ha detto: puoi venire a salutare le persone perché tanto non sei in concorso. Io dico: beh, sono concorso, almeno dopo 35 anni, sono 35 anni che cerco di far ridere un po' la gente, insomma sono bello sollevato da questa. Da questa difficoltà. Siccome siete un pubblico, io sono contento, cosa che dico tutte le sere, di essermi disincastrato dalla cassa della Conad, almeno così adesso posso andare dove accidenti pare a me. Beh, insomma, un po' di sottocosto, vabbè. E adesso corro, infatti domattina ci sarà la corsa in Piazza Maggiore. Per gli amici di Luca correrà anche una persona che è purtroppo in coma, ma l'hanno messo su una carrozzina e lo portano, ci sarà un campione olimpico che lo spingerà in giro per Bologna, quindi correrà anche lui, quindi è una bella cosa. Io correrò anch'io, cioè arrancherò più che correre, perché io sono, c'è chi è primatista dei 3.000 siepi, c'è chi è primatista dei 110 ostacoli, io sono primatista dei 100 metri piano, sono quelli piani e io invece faccio piano. Però siccome siete un pubblico, vi dedico una cosa che mi ha detto: dai, fai una cosina. Dico: vabbè, senza andare sul canto o cose del genere, perché la voce è un po' così, io così, siete un pubblico particolarmente colto e di conseguenza vi dedico un paio di aforismi che io adoro. Gli aforismi sono queste piccole frasi piene di grande saggezza. Ma come sono nate queste cose nella mia carriera? Perché Luciano, il mio gemello, è chiaramente quello più geniale fra i due. Io sono quello più corposo, più che mangia, che fa le cose, che eccetera, che salta e suda, e lui un giorno si presenta da me e dice: dai Gerardo, facciamo una cosa un pochino più, smettiamo di far sempre ridere la gente, facciamo una cosa seria. E dice: io mi sono inventato un aforisma. E vabbè, dico: dimmelo, così magari lo facciamo per la gente quando facciamo spettacolo. Infatti che allora, guarda, in amore tutto è permesso, dunque ti lascio. Dico: vabbè, dica, già finita, cioè, scusa Luciano, non è che... Vabbè, Erado, non si può sempre far ridere, sempre così, parlare di niente, no? Vabbè, dico, allora io provo a inventarmene uno io, dico, vabbè, insomma, qualcosa che un pochino più faccia un po' più ridere, perché se lo facciamo davanti alle persone. E mi è venuta questa: se Dio andasse a pille non sarebbe eterno. Ecco, lui mi guarda e dice: dunque, sei veramente un cretino. Dico: vabbè, io cerco insomma di fare delle cose allegre che almeno facciano così sorridere la gente. Dice: no, guarda, non c'è bisogno di far sempre sorridere la gente, perché io ti faccio una cosa invece molto più culturale. E mi disse questa: dico, Luciano, per favore, un po', tu non ti preoccupare, la speranza è l'ultima a morire, la nostra invece è un male incurabile.
No, dico scusate, dico Luciano, qualcosina di più allegro, magari, che insomma così, questo qui è una roba, dico, tremenda, cioè non si vede. Allora dico, vabbè, cerco io di tirare su un po' la situazione, e dico, allora io mi inventerei questa, dunque, piove vernice dal cielo, è Dio che ci dà una mano. Luciano, dico, scusa Araldo, adesso ne ho la conferma, sei veramente un deficiente. Dico, Luciano, dai, insomma, non si può sempre fare delle robe così, così tremende. Adesso te ne dico un'altra io, che faccia ridere, per favore. Una spina nel fianco non è collegabile a una presa di coscienza. Dico, scusa, ma allora, andiamo un po' in là, facciamo ridere, porca miseria. No, non c'è bisogno di far ridere, devi fare delle cose che siano anche culturali, non puoi sempre ridere di tutto. Vabbè, dico, allora provo a inventarmene una io. Ma, non so. In via del tutto eccezionale abita lo strappo alla regola. Oh, questa era eccezionale. In via del tutto eccezionale abita lo strappo alla regola, poi non ce l'ho fatta più e gli ho detto subito: due buchi nel sedere fanno una presa per il culo. Non ce la potevo fare. Questo è un po' la nostra carriera, che è stata fra cose, diciamo, magari che ai tempi quando iniziavamo a fare Croda, quelli dell'est per intenderci, molti ci guardavano e rimanevano a bocca aperta perché non capivano cosa stavamo facendo. Poi l'est è cambiato, è caduto il muro, a Croda l'hanno tirato su perché non si sa mai, hanno deciso di stare dietro questo muro. E però l'altra sera mi ha raccontato una barzelletta, io non racconto mai le barzellette, ma questa mi ha veramente divertito, scusate, ma se qualcuno la sa naturalmente verrà ucciso da dietro. E io del resto questa sera, cara Silvia, sono venuto qui solo per i bomboloni, il resto non mi interessava, ma vi racconto questa barzelletta perché per me è veramente, a me piace le barzellette un po' inglesi, ve lo dico subito. C'è uno con una Porsche che sta andando lungo una strada nella nostra campagna, Molinella, laggiù, bella dritta, sai quelle strade che dritte così. Vede, c'è una gallina, normale, lui stava andando pianino, stava guardando, cercava una casa, la gallina gli viene in mente, adesso la tiro sotto, così oggi a mezzogiorno, so cosa mangiare. Porsche, quindi, boom, voglio un po', sta per tirarla sotto, la gallina sente il rumore e si mette a correre, 40 orari. C'è quello sulla Porsche, passo, cioè, beh, cos'è sta roba? Poi vede, mentre la gallina correva, che aveva tre gambe. Dice, beh, cos'è, che cavolo di gallina è? Allora gli viene, allora voglio far secca perché voglio proprio vedere che cos'è. Accelera, boom, Porsche, 80-90, gallina, si gira, 80-90 anche la gallina. E non riusciva a raggiungere, dice, vabbè, adesso 120, la gallina 150, allora 100, lui 170, sempre Molinella, tutti quelli che lo guardavano passavano, con la gallina davanti 180, questo qua dice, c'ho un Porsche, mi faccio fregare una gallina, ma non sia mai, 250, la gallina 270, c'è il punto, la gallina fa una gran curva, si infila dentro una cavedagna, vroom, entra dentro una casa e sparisce. Socio lui, gran ciude, mette la marcia indietro, boh, voglio andare a vedere, boom, boom, entra dentro, all'aia, scende dalla macchina, ci sono 10 galline, tutte 10 con tre gambe. Dice, beh, cos'è nistaferico, eh? cos'è sta roba? Contadino, belle ste galline, ah, visto? Belle ste galline, sì. Scusi, ma c'han tre gambe, mi spieghi com'è successa questa cosa? Ah, dice, un amico è venuto con un gallo da esposizione, un gallo, ma non so bene, brisa dove arrivasse, era australiano, ma non so cosa, si è fermato qua a dormire, il gallo, ecco la nostra chioccia, e dopo 10 uova e sono nate queste galline qua. Boh, pensa, boh, ma sono buone? Adesso quando poi ne prendiamo una glielo dico. Scusate, ma mi piaceva molto. Basta. Vi lascio con l'ultimo. Questo è serio, questo è serio. E sicuramente c'entra molto con la serata. E questo è il bello che non c'entra, ma sì. Che è questo. Il deserto del Sahara è in Africa e su questo non ci piove. Grazie. E ora ci prepariamo, accendiamo il microfono e diamo il là a Michelone da Gatteo. Ah,
Sad kjeld kunne jeg kjøpe det. Scusate, niente, niente, ragazzi, mi dispiace. Sono andato nel pallone. Benvenuti, buonasera. Ciao ragazzi, sono lo Shock Man, semplicemente l'uomo pataca, dai, assomma, me, sì, sono l'uomo pataca. Benvenuti alla rubrica Notizie giù di testa, cronaca nera, cronaca nera. Ma vi ricordate quel Sanremo 2012, quella scalinata, la Belen bellissima che scende giù per la scalinata e fa vedere la sua, quella farfallina? Io c'ero quella sera, io l'ho vista, e sapete il perché? Il pubblico ha bisogno di voi, fatemi un bello oda tutti insieme, oh, più forte, oh. So io dov'è la farfalla di Belen, io ero nel suo camerino come finto manichino. Aspetta, incontro uno, mi fa: ma Michelone, ma sei tu che hai visto la farfalla? Ma sei te infortunato? Di più, io ne ho viste due, una con le ali e una senza. E adesso passiamo alla seconda rubrica. Calma ragazzi, calma, perché se inizio a spogliarmi qua fa caldo, eh. Adesso parliamo cronaca blu. Parliamo del capitano più famoso d'Italia, forse del mondo, Schettino! Sì, Schettino! Siamo andati a intervistare la sua mamma, volevamo sapere com'era da piccolino, e mi ha chiesto allora com'era Schettino da piccolo. Pensate che all'età di 5 anni si divertiva a forare il salvagente alla nonna! Schettino, non so fare! Schettino! All'età di 10 si divertiva a sgonfiare il canotto agli amici! Schettino, Schettino! Ma lei ha detto che lui è un burlone, lui è fatto così, e lui, la vita per lui è come un gioco. E sapete qual è il gioco preferito da Schettino? Pubblico, oh, più forte, scusate, mi girano le boe. Battaglia navale a 4, affondato a 5, affondato. Volete sapere che Schettino è anche campione mondiale di nascondino? Quando l'ammiraglio della Marina Militare gli ha detto: Schettino, torna al tuo posto, Schettino, dove sei? Oh, è così bravo a nascondersi che l'ha trovato solo il giorno dopo. C'è qualcuno qui che concordia con me su questo? Adesso basta dire delle cazzate, cose serie. Qui in Italia, qua nelle nostre coste, il problema sull'immigrazione, un problema serio, eh? Attenzione! Dopo l'ennesimo barcone affondato qui nelle nostre coste italiane, l'Italia e l'Unione Europea hanno puntato il dito, sapete contro chi? Angelino Alfano! Sì, gli hanno puntato il dito contro. Sapete il perché, pubblico? Fatemi un bello più forte! Scusate, mi sono rotto le acque! Perché l'operazione Mare Nostrum fa acqua da tutte le parti! Sì, ho capito, dai. Siete un pubblico un po' difficile, eh? Sono qui, fa caldo. Ma ne so, wait. Ma io caldo. Allora stasera mi voglio giocare il mio cavallo di battaglia! Quanti... Io sono un mimo, ho una scuola di mimi a casa mia, dalla mima. Praticamente faccio l'imitazione delle carte da gioco. Quanti di voi giocano a briscola? Dai, sulle mani, dai. Bravissimi, sapete come sono le carte da briscola, no? Allora io faccio l'imitazione delle carte, voi le dovete indovinare. Siete pronti? Che carta è questa? Quattro di spadi, bravissimo, un applauso, che hai dominato. Adesso la difficoltà qui sale, c'è questa è difficilissima. Aspetta, sono appena partito, e la mi schiusi. Che canta è questa? L'asso di coppe, ma che bravo.
adesso qui ho bisogno della mia assistente, mi sono un attimo intrappolato. Assistente Emanuela, può venire per favore? Questa è una carta difficilissima. Fate un applauso alla Emanuela che si esprime qui con i livelli altissimi. Emanuela, passi, passi, venga, venga. Oh, che bella ragazza che abbiamo. Lei sa quello che deve fare, vero? Qui? Sì, qui, qui, qui davanti a me, guarda. Può già, prendere, se vuole, l'ambaradà, perfetto. Lei stia ferma. Pubblico, dai, su, fatemi un bel... Sono un bug in moto. Sì, sì, ma fermi tutti, fermi tutti, c'è stato un disvido, ripartiamo. Opla! Ci sei? Sì. Che carta è questa? Tre di bastoni. Voi siete bravissimi, voi fate un applauso. Ho sentito giù in fondo qualcuno che ha detto asso di bastoni? No, vi prego. Stasera no, dai, l'ho promesso a Loris. L'asso di bastoni, non lo posso fare, l'asso di bastoni. Non lo posso fare, l'asso di bastoni, vi prego. E perché? La struttura fisica. Mi ha dato l'asso di bastoni. Non so se può leggere lei lì, se guarda cosa c'è scritto qua. Chiuso, no, chiuso per lutto. Chiuso per letto. Come unità di misura, L apostrofo letto. Perché dovete sapere che io in 15 anni di matrimonio sono ingrassato ben 30 kg, però, sono anche dimagrito un netto. E mi viene da piangere, a pensare dove sono dimagrito un netto. Vuol vedere il letto? Lei guarda così, non c'è niente. Scusate, chiuso. E basta, cioè, sì, una serata bellissima. Allora, mi raccomando, se fate dei compleanni, se fate dei matrimoni, se fate dei divorzi, non esitate a chiamarmi. Voi metteteci la torta, che alle candele ci penso io. Adesso, cosa si fa a un compleanno, un matrimonio o un divorzio? Non si vuole festeggiare? Facciamo un bel finale, dai, su, via, facciamo il finalone che non se ne può più, qua mi vogliono mandare a casa, via, dai, su, su, dai, ma va, aiuto, aiuto, pubblico, più forte, più forte. Allora, invece il prossimo concorrente è Massimiliano Falconi. Se credi la reingarnazione? Sì. Pure io mi sono reingarnito un'unghia, non la faccio camminare stasera. Mamma mia, signora mia, l'età è brutta quando un anziano. Piano piano arrivo, ci metto tempo. Ma che è sta puzza di bruciato? Porca vecchia Roma. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. Perché io sono sordo, capito? Buonasera. E ho capito, no, guarda, permesso, piano piano, perché io l'ho matto. Mi posso mettere seduto? Grazie, grazie. Piano piano, perché sono una certa età, io mica capito, non mangio. Mica posso, buonasera. Mi metto seduto perché prima. Io lo pappagallo, se me, come faccio? Le donne già la padella, io già lo pappagallo. E poi bisogna che sta cottendo quando mi metto seduto perché. Mi si è già caduto. Quello che c'è rimasto. Ugo! Ugo, ti ricordi quando avevamo 20 anni? Perché quando avevo 20 anni la mattina si rizzava sempre prima lui. Non mi agio prima io perché per vedere se ci sta ancora qualche cosetta. L'età che vuoi fare? È che non ci sta più rispetto per noi altri anziani, questo che è.
L'anziani, porca vecchia, io mi ricordo quando ero piccoletto, andavo da nonno e gli dicevo: nonno, mi dai la benedizione? Il nonno mi si metteva sopra le ginocchia, mi dava la benedizione a letto. Oggi le nipoti viene là da me e mi dice: nonno, mi dai la pensione? Ma che te lo dico che mette via tua madre e tuo padre tutto quando? Ma nonno, tu c'hai la massima. No, cocco, quella è la pressione, non la pensione. L'anziani, porca. Io mi ricordo quando ero giovane, la prima volta che sono andato via la fidanzata a casa. Cavegli la magna, ancora mi ricordo. Arrivato il padre, mi ha detto: Filippo, oh, mi raccomando, a mezzanotte portamela a casa. Non ti preoccupare che se non me la dà fra 10 minuti sta qua. La disgrazia che me l'ha data. Tu ridi. Che poi questa è la seconda moglie. Perché la prima moglie mi si è morta. Mi si è morta dopo 3 giorni che ci eravamo sposati. Era nuova, nuova, nuova. Non l'avevo toccata ancora. Per tutta colpa dei preti, ma il prete ha detto: quelli che si è sposati domenica andiamo a fare una gita in terra santa. Siamo andati in terra santa, mo sarà stato l'aeroplano, sarà stato quello che ha mangiato, sarà stato il caldo. Vado in camera, era morta. È arrivato il prete, lì mi ha fatto dice: signor Filippo, il Signore dà, il Signore prende. E speriamo che il Signore se la tenga, dico. Perché? Dai, come lei. Dice: ma adesso che vuoi fare? Perché per riportarla in Italia ci vuole 5 milioni. Se invece la vuoi tumulare qua, dice, con 200.000 lire. Ma. No, no, dico, la riporto a casa, dico, me la porto a casa, ma ci vuole 5 milioni. E ho capito. Però qua, se non mi ricordo male, c'è morto qualcuno che dopo 3 giorni, non vorrei che anche questa, no, me la porto a casa, l'ho portata a casa, l'ho messa sotto l'orto, ho messo i pomodori, certi pomodori così grossi, ed è questa moglie qui, che Teresa si chiama, Teresa. Porca vecchia Romagna, mi si è ingrassata così tanto che quando cammina cancella le tracce, mica la trovo. Disgraziata. Porca vecchia Romagna, l'altro giorno mi fa, dice: domenica compleanno mio, che me fai? Dico, che te fa, che vuoi? Dice: fammi l'intimo. Dico, più intimo di me, dico, una vita che c'è. No, l'intimo, le mutande nuove, voglio le mutande nuove. Allora abbiamo andato dentro, io ho ancora la 500, vecchia porca, vado al paese, sul paese non ci stanno più i semafori, ci stanno quelle rotorie, quelle lì, io non lo sapevo, sono entrato alle 8 della mattina, giro. Lì alle 11:15 mi ha cacciato la protezione civile a forza di girare, porca. Entro dentro il negozio, c'era una ragazza, dico: buongiorno, dico, devo fare un regalo a mia moglie, dico, mi serve l'intimo. Ah, dice, ma sta, dice, noi abbiamo l'intimo di Roberta, abbiamo l'intimo, no, ma la roba di quell'altro non mi serve, la roba usata, io devo fare il regalo. Mentre parlavo con questa signorina, mi va all'occhio sopra dentro una cesta. Dico: ma che vendete, pure le fionde? Mi dice: queste che... No, dice, questo è perigiona, perigiona. Che è questo? Dice: questo è un perigiona. E su che zona si mette questo? Che io non... Dice: queste sono le mutande. Le mutande, ma ce ne manca più di una metà, dico qua. Che è? Dice: forse questo sta bene alla sua signora. Alla mia signora gli ci vuole tutta la cesta, dico.
la mia signora. Porca vecchia Romagna, eh? Quest'anno io la moglie, mamma mia, non ci sta mai a casa. La settimana scorsa mi fa: Filippo, ti ricordi quando eravamo giovani che andavamo su in campagna, che ci stava quella casetta, c'era la Lupaglia Pagliaro, dice, andavamo lì per... io mi ricordo. Non si ricorda più, ma io dice, ma perché non ci andiamo un'altra volta? Dice, che ci sai tante delle volte? Ma tu c'hai 82 anni, io ce ne ho 85, che facciamo? Che andiamo a fare laggiù? Andiamo, andiamo. Insomma, siamo andati. Adesso vi faccio vedere quello che è successo, perché se no non ci credete. Siamo arrivati su sta casetta di campagna, dice, io quando ero giovane, ti ricordi, mi mettevo bassa e tu in piedi dietro, io in piedi dietro prima, mo ci metti tieni in piedi a me. Ma dai, lì ci sta, guarda, ci sta un cancello, e poi ci sta una rete, ti dai una spinta. Allora, ci ho provato, mi sono appoggiato su sta rete, lei si... Oddio Tere, oddio Filippo, oddio Tere, oddio Filippo, manco quando c'avevi 18 anni andavi così bene. E ci ho capito, ma io quando c'avevo 18 anni non c'era la corrente qua, la rete però. Bene, allora io sistemo le mie cose, parliamo un attimo del cabaret. Il cabaret cos'è? Cabaret oggi, insomma, cavalcare un po' il cabaret è facile, no? Basta leggere i giornali, ci sono tutte le cose che leggi sui giornali, ce ne sono tante di cose. Per esempio io qualche giorno fa ho letto 15 anni compie il Viagra. Capito? Sono successe tante cose. Quando è uscito per la volta questa pasticchetta blu, se la chiamavano la pasticchetta blu perché tutti si vergognavano, no? Andavano lì, andavamo a 30 km di distanza dal nostro, da dove abitavamo, per cercare una farmacia dove nessuno ci conosceva. Andavamo lì e stavamo giornate intere aspettando che la farmacia si svuotasse di clienti e guardavamo tutto, la scaffale, le cose, le tettine anatomiche, lo zocco del dottor Schulz, tutto quanto. Quando non c'era più nessuno, si andava lì al farmacista. Buonasera signora Dica. Sì, una pasticchetta blu, che capisce? Non capisco, parli forte, guardi. No, una pasticchetta blu, ma che sento, perché devo... Parli forte! Che nel frattempo entravano cinque persone dalle... Oddio, quello chi è quello? Quello mi conosce? No, il condominio di fronte a me. No, può essere che lui. Signore, guardi, c'ho gente, mi dice cosa le serve. Sì, vorrei una pasticchetta blu. Ah, ho capito, signorina, retrobottega, signorina, una scata di Viagra! A questo sputtanato, a vergogna, così, perché le donne sono avanti, voi non capite. C'è la signorina che è entrata in farmacia. Ha detto buongiorno, sesso sicuro. Il farmacista ha capito a volo, gli ha dato una normalissima confezione di anticoncezionali per uomo, che oggi volgarmente si possono chiamare i profilattici. Questa è andata via, dietro c'era una vecchietta anzianissima. Dico, buonasera, che vuol dire sesso sicuro? Vuol dire che sono contro le malattie che si trasmettono per via sessuale, ma anche per non fare bene, ma proprio sesso sicuro? Ma sì, certamente, vabbè, dammene due scatole a me, capito? E il giorno dopo torna tutta inviperita questa. Ma insomma, si può sapere cosa mi ha dato, signore? Non si arrabbi, se sono rotti gli ricambio. Ma che me vuole cambiare? Lei mi ha dato solo la pelle, mi ha dato, vabbè, battuta, per carità di Dio, no, scherziamo così, va bene, insomma, io sono qui stasera, metto queste cose qui. Oh, dunque, c'era il principe de Curtis, che amava le donne, che diceva sempre, ho per dingi per bacco, dico io, alla faccia del bicarbonato di sodio, ho per dingi ridina per bacco baccone, io amo le donne, e poi come disse il poeta, la donna è mobile, e io sono mobiliere, modestamente, ma voglio raccontare darvi resipodio, musica, Silvia, e ve la racconto in musica, musica, maestro, entro domani mattina, eccolo qua. L'ho incontrata per casa a Messina, lei veniva da Canicattì, prese posto sulla rettorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no né sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, miera miss, scavama fossa che muoio per te. Miss, mia dolce miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Perdonami, seccandoti, quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, scavama fossa che muoio per te. Miss, mia dolce miss,
e voglio il bis e tu lo sai di che. Fuochi d'artificio. Bene, grazie amici. Beh, allora dunque, svegliamo le carte. Io sono un imitatore, faccio l'imitazione. Le imitazioni si fanno dei personaggi famosi, ma chi sono questi personaggi famosi? Quelli che, sono quelli che la mattina ti svegli e accendi la televisione, che ne so, metti Uno Mattina, ci stanno personaggi tipo che buonasera a tutti quanti, che mi piace molto, che sono venuto, un saluto da Luca Giurato, signora, che mi piace per venire qua, mi sono fatto tutte le curve di qua sotto, come si chiamano? Le curve a vomito, che ogni... c'era uno, mi sorpassava a un certo punto, mi diceva... la conosci la Vespa? Ma che vuoi? Oh. A seconda curva, la conosci? A terza curva l'ho trovato spiaccicato contro un albero. Io ho detto, perché mi diceva conosci la Vespa? Ho detto, dove stanno i freni? Che avrà voluto dire? Insomma, vabbè, insomma, questo il grande Luca Giurato, ma ce ne stanno tanti, ci si chiede se sono come. Per esempio adesso. E ci avviciniamo, grazie, è ricominciato il campionato, le coppie, la Champions, e ci stanno questi telecronisti, per esempio c'è il guru dei grandi telecronisti, verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una, Rai Sport, c'è lui, Giampiero Galeazzi, che buonasera, buonasera a tutti quanti, un grosso saluto da Giampiero Galeazzi, che sono veramente contento di stare con voi, scusate, qualcuno mi guarda e dice, ma te sei ingrassato ancora? Beh sì, un pochettino sì, me ne sono accorto quando ho comprato la bilancia lancia elettronica, sono salito sopra, ci dà una voce, salire uno per volta, ho detto ma riporta acido, non vedi che roba, mi ha detto un amico, ma perché non vai in palestra? Dice, che vado a fare? In palestra bruciano i grassi. Oh, sono andato in palestra, mi volevano da fuoco morta acido, sembrava un abbacchio a scottadito, fantastico. Così questi personaggi della televisione, ce ne stanno, io per esempio mi sono sempre chiesto, grazie, grazie. Mi sono chiesto, ma questi personaggi sono come noi, fanno le stesse cose che facciamo noi? Per esempio, io mi sono sempre chiesto, Maurizio Costanzo, fa o non fa l'amore suo marito, Mario, di Filippo, moglie? Ma è donna che sta qua, cioè non si capisce, qualcuno che parla, buonasera agli amici, amici da poi, i ragazzi, gli amici sono spaventatissimi quando questa... Immaginiamo Maurizio Costanzo, che una sera... Come tutte le persone normali, una volta ogni due anni avrà voglia anche lui, allora quella sera entra in camera da letto. In ben Maria, Maria, stasera ti tacchiappo mezzo magno, Maria. Mi sono fatta via una pasticchetta blu, Maria, c'è una cosa di marmo, non mi accadeva dal 72, Maria, si tacchiappa me le mani, da sotto non si sente, a un certo punto da sotto al letto c'è una voce, apri la busta, Maria, ma questa mia stiamo in trasmissione, Maria, io Maria stasera ti sfondo, me le mani, a un certo punto da sotto al letto sbuca Maria De Filippi, c'è posta per te, ecco, mi sa che stasera non si capiva, mi sa che si va in demo, si pario, va bene così, personaggi della televisione. Io questa sera, capito? Carrellata di imitazioni. Non parleremo di politica, non ne parliamo, anche perché un imitatore che vuole parlare di politica, che fa? Si mette al centro del palcoscenico e deve fare il centro. Chi ci sta al centro della politica? Cioè Romano Prodi. E allora l'Italia, l'Europa. Per fare una nuova limitazione di Romano Prodi se ne fa un misto tra un cardinale e Fantozzi, oppure ti sposti un pochettino verso centrodestra e cominci a parlare come il cavaliere Cribio, e allora capito? Ecco, guarda, tutti quanti mi guardano che sono invidiosi, che io la compagna giovane, pensi che la prima volta che lei è entrata in bagno mi ha visto nudo, ha detto oh mio Dio, io ho detto Cribio in privato puoi anche chiamarmi Silvio, e allora ecco, mi sposto ancora verso centrodestra, comincio a parlare come l'uomo della Lega, l'uomo del Nord, non si è mai capito se Bossi è uomo bestia, che l'uomo del nord sa come soddisfare la propria donna, la Lega. Questo fa ride, questo fa ride, oppure disposti ancora verso centrodestra, ancora a finire va a finire Ignazio, io tengo sempre la destra, eccola adesso la tengo, stupidaggine, ti risposti da qua, arrivo di nuovo Cribio, allora Romano Prodi, allora, e arrivi di qua, centrosinistra, comincia a arrivare Renzi, la prima volta che arrivava ho detto, adesso prenderemo le cose per il verso giusto, prenderemo le cose per il verso giusto, sono passati due anni e ha detto, ragazzi,
qua non c'è verso, capito? C'è proprio verso, capito? Ti sposti ancora. Poi se vai ancora verso il centro-sinistra c'è un signore che continua a dire da 2 anni lo smacchiamo noi Zaguaro. E allora smacchiamo Zaguaro, lasciamo verde questo qua. E torniamo ancora un po'. Si dice italiani, popolo di santi, navigatori, poeti, cantanti, ci stanno tanti cantanti. Per esempio, cioè, quest'anno è stata una moria di cantanti, amici. È morto tutti gli anni 60, Jimmy Fontano, Mino Raitano, Enzo Iannacci, è morto a dicembre Pino Daniele, Mango. Ed è morto anche quel cantante che la leggenda narra abbia avuto oltre 1000 donne. Chi era? Domanda che faccio a voi. E Califfo quando arriva cantava così, vai Silvia. E Califfo uno che dice, au. Se uno doveva andare a intervistare Califano, cosa gli chiedi a Califano? Califfo, come vanno le cose a Roma? E tu mi chiedi come va, e come va che vada? Se tira. Aspetta, canto ragazzone, canta così, va. Sì, d'accordo, l'incontro, mazzo, un'emozione che ti scoppia dentro, mazzo, l'invito a cena, dove c'è atmosfera, a barba fatta con panzone cura, ma che vuoi, la macchina a lavare, anzi un po' la musica ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo, ma poi andavo insieme questa, tutto il resto è noia, ma sei trucido, no, non ho detto gioia, ma noia, 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 e maledetta noia. Questi sono i cantanti, insomma, un applauso alla memoria del grande Califfo. Però di cantanti ci sono quelli che hanno fatto la storia, per esempio, sono dei cantanti storici, ma veramente storici, come per esempio che lui, non lo so, è da 20, no, 30 anni, 40, 70, 80, Highlander della musica italiana, che è Adriano, che è uno che quando arriva dice che... No, dico che sono qui perché sono qua e se non stavo qua stavo là, insomma sto qua perché Silvia, che volevo dire? Boh. E allora canto una canzone forte, sì. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. È forte questa qui perché... E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. Sì. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi, tra le mie braccia dormirai serenamente. Vabbè, e questo Adriano Celentano, sfumiamo se non facciamo in tempo. I grandi personaggi della televisione, ce ne stanno tanti, per esempio io vorrei dire, no, tutti quanti guardano la televisione la sera, ci sono queste trasmissioni, questi talent, no, c'è X Factor e c'era anche l'anno scorso The Voice, dove come giurato c'era Piero Pelù. Non si capisce, Piero Pelù, una cosa incredibile, secondo me questo non è normale, è una bestia, no? cioè quando regina di cuori, Lupo Mannaro, ma c'era una canzone che faceva il mio corpo che cambia nella forma, nel colore, la trasforma, questa notte si trasforma, diventa proprio Lupo Mannaro. Poi bisogna stare attenti ai testi delle canzoni, c'era un famoso pezzo di Luciano Ligabue, aspetta, che faceva Luciano, no veramente Luciano Ligabue, non va più via l'odore del sesso che è addosso, non va più via l'odore del sesso, 4 minuti di canzone sempre quello, non va più via l'odore del sesso che hai addosso, non va più via. Se avessi incontrato Ligabue, ho detto Lucia, esiste il bidet, tranquillo, perché va via l'odore. Quando canta Ligabue canta con questa voce qua, facciamola insieme, dai, vai. Senza notti la macchina calda, dove ti porta andarsi di lei, senza notti la strada non conta, quello che conta è sentire
che va. La sera te non si la radio che passa di lì, sembra aver capito chi sei. La sera te non si sogna. Ultima ma non ultima, Angela Carestia, un grande applauso! Io in ordine di forse come si sono esibiti, Carlo Albertin 119, Nicola Cantarelli 141, Cesare Mortella 129, Michelone D'Agatteo 103, Massimiliano Falconi 155, Angelo Carestia 173. Passano Angelo Carestia e Massimiliano Falconi. Allora, Carlo Albertin, Ettore Mortella, Cesare Mortella, Angelo Carestia, Nicola Scantarelli, Michelone D'Agatteo, Massimiliano Falconi, aiutatemi. Io ringrazierei il Circolo Arcibenassi, le signore che ci hanno fatto i bomboloni che sono, sono fantastici. Ringrazierei la nostra giuria. Giuseppe Cameli lo vorrei qua, anche Ettore, Ettore Pancaldi. Ringrazierei il grande Carlo Magli che è insostituibile, ringrazierei Maurizio Bergonzoni, Marcella Marzari e Maurizio Saliera di Match More Movie, ma soprattutto il mio più grande ringraziamento è sempre per voi, cari amici del pubblico, perché senza di voi tutto questo non avrebbe senso. Ci vediamo venerdì prossimo e ricordatevi che chi viene qua va anche in TV. Ci vediamo venerdì prossimo, grazie a tutti, ciao, buonanotte. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame, monsieur, eccetera, eccetera, sta per avere inizio Ridan a Bologna, concorso per comici e cabarettisti di belle speranze ad alto coinvolgimento di pubblico. Si avverte il gentile pubblico che i vostri muscoli addominali e facciali saranno messi a dura prova durante lo spettacolo a causa delle innumerevoli e sguaiate risate che i nostri concorrenti vi sfideranno a produrre. Perciò, chi è debole di stomaco è pregato di lasciare la sala prima dell'inizio dello spettacolo. O rida per sempre. Buon divertimento! Allora, signore e signori, grazie di essere qui. Quinta edizione di Ridan a Bologna. Sono emozionata, sembra una retorica, invece sono molto molto emozionata perché siamo alla quinta edizione. In 5 anni abbiamo fatto passi da gigante, pensate che quest'anno andiamo in TV. Siamo qua, è appena finita la prima serata della quinta edizione di Ridan a Bologna, qua al Circolo Arcibenassi di Bologna. Facciamo due chiacchiere con i nostri concorrenti che hanno reso veramente indimenticabile questo inizio di questa quinta serata. Partiamo da lui, da Cesare Mortella, che viene da Padova e che nonostante abbia la febbre alta ha fatto una performance veramente bellissima. Tra l'altro Cesare è niente poco di meno che un sovrintendente di polizia. Ed è così, perché l'uomo è nato per soffrire. Fin dai tempi di Adamo ed Eva. Donna, tu partorirai con dolore, vero? Uomo, tu morirai prima della donna. Io te lo dico, un poliziotto che sa far ridere è una sorpresa bellissima, perché si pensa sempre che i poliziotti abbiano un ruolo molto importante nella società, quindi debbano avere una certa serietà, un certo contegno. Perché si decide di fare il poliziotto e perché si decide di far ridere? Perché magari si voleva essere diversi, essere utili anche diversamente, cioè non solo essere come ci considerano, essere angeli della strada, ma soprattutto essere di aiuto a qualcuno. Ribadisco che in 7 anni abbiamo raccolto più di 120.000 euro donati a vari organi sempre in beneficenza, e questo ti fa piacere, perché quando finisci una commedia che è faticosissima e poi sai che quei proventi servono per comprare magari dei computer a dei ragazzi diversamente abili, allora il cuore ti si riempie, la gioia sobbalza e ti viene ancora più voglia di fare questo tipo di mestiere. Non è un mestiere, è un hobby, lo faccio come hobby, ho una passione, mi piace farlo, continuerò a farlo. Se la gente ride significa che evidentemente qualcosa di ridicolo, qualcosa di
di comico, qualcosa di travolgente, qualcosa di sensato, cioè qualcosa lo faccio. Anche perché ricordiamo il nome della tua associazione, che ricordiamo un'associazione che è composta esclusivamente da poliziotti, lavora nell'arte, lavora nella comicità, nel teatro, proprio per raccogliere proventi, e si chiama, e se ha un sito internet a questo punto, perché chi vuole contattarvi e darvi una mano come può fare? Allora, abbiamo sia una pagina Facebook che un sito internet, la nuova Compagnia della Luna, che è interamente formata da colleghi della polizia, e basta. Massimiliano Falconi, nonno Fili, o mamma? Fili, nonno Fili. È che non ci sta più rispetto per noi altri anziani, questo che è. L'anziani, io mi ricordo quando ero piccoletto, andavo da nonno e gli dicevo: nonno, mi dai la benedizione? Nonno mi si metteva sopra le ginocchia, mi dava la benedizione a letto. Oggi nei nipoti viene là da me e mi dice: nonno, mi dai la pensione? Ciao nonno Fili, sei finalista, vai in finale. Ma sono veramente felice perché il pubblico mi ha scaldato dal primo momento che sono entrato. E il pubblico per me è tutto praticamente. A me piace far divertire e divertirmi in prima persona e raccontare quello che oggi sono le problematiche degli anziani, però divertendoci, che è la cosa più bella. Anche perché a quell'età, con un po' di Parkinson, col pappagallo ci si arriva tutti, no? Quindi è meglio arrivarci col sorriso sulle labbra, no? Che con la paura. Sempre, bisogna sempre sorridere su qualsiasi problema, su qualsiasi cosa, perché il sorriso è quello che dà vitalità a tutti, questo è. E ci avviciniamo, grazie. È ricominciato il campionato, le coppie, la Champions, e ci stanno questi telecronisti, per esempio c'è il guru dei grandi telecronisti, verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una, Rai Sport, c'è lui, Giampiero Galeazzi, che buonasera a tutti quanti, un grosso saluto da Giampiero Galeazzi, che sono veramente contento di stare con voi, scusate, qualcuno mi guarda e dice: ma te sei ingrassato ancora? Beh sì, un pochettino sì, me ne sono accorto quando ho comprato la bilancia elettronica, sono salito sopra, ci da una voce, salire uno per volta. Angelo Carestia, finalista, 360 gradi, calvo a 480 gradi. Guarda, che ti dico, Sorcia, io mi piace tanto parlare con la voce di Renato Zero, mi sento molto emozionato e voglio fare un saluto a tutti i Sorci, alle pantegane che ci stanno a ascoltare, i mortacci vostra, venuto a vedere tutto, come si chiama, Ridemo a Bologna, non lo capisco, io sono romano. Grandi! E io sono Sorcina! Lei Sorcina, Sorcia, ma io direi pure una Befana, che no, scherzo. Una Befana. Oh, fantastica, mamma mia. A pranzo, colazione e cena. Saluto da Giampiero Galeazzi, ciao a tutti. Angelo Carestia, finalista, ci ritroviamo con te il 31 ottobre, serata di Halloween, e vediamo che cosa ci riserverai. Avanti il prossimo. Allora, io lavoro in un negozio di elettronica, sono anni che faccio questo lavoro e col passare del tempo impari a conoscere chi è di fronte, e noi commessi abbiamo visto e sentito cose che voi umani non potete neanche immaginare. Come quella che entra da me non con una, ma con due fette di pane, perché vuole vedere se entrano nel tostapane. Carlo Albertini, il commesso di Ridana Bulagna, già secondo classificato nel 2013, stasera questo è stato il tuo primo passaggio e ci rivedremo l'anno prossimo. Oh. Sei stato bravissimo, poi io che un po' frequento l'ambiente. Medesimi molto nei vari aspetti del nostro lavoro, un po' particolare diciamo. Quindi. Ci vuole della gran pazienza. Ma cos'è che ti stupisce ogni volta che entri in negozio? Cos'è? Tutto, cioè veramente noi vediamo veramente cose che la gente non può capire finché non le vive sulla propria pelle, e noi purtroppo le viviamo tutti i giorni ed è una cosa senza parole, ragazzi, senza parole, non si può descrivere. L'uomo, altro che Blade Runner, ho visto cose sui mondi. Non potete neanche immaginare, ed è vero, purtroppo e per fortuna, perché mi dà la possibilità di fare la cosa che mi piace, però certe domande sono veramente imbarazzanti, certe cose non si possono sentire, veramente. Quindi. Prossimo personaggio, continui su questo filone, vuoi provare a cambiare? Sto facendo cose nuove, uno in Vicentino, dato che sono originario di Vicenza, e ci sto studiando, sto provando qualche parte, e sembra che funzioni. Cioè. Allora ti vedremo la prossima volta con un nuovo personaggio. Allora, in bocca al lupo a Carlo Albertini, avanti un altro. Grazie. Pubblico! Più forte! Più forte!
da cantante più coreografico di tutta la serata. Mi esplodeva il Benassi, c'aveva fuoco e fiamme dappertutto, gli esploso. L'esploso in quel. Cioè, ragazzi, qua stasera abbiamo dato Botti e Chup Teddy, come diciamo noi. Mi sono divertito tantissimo, grazie per avermi invitato, per avermi iscritto, tutto quello che vuoi. E c'era gente molto brava, veramente. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché erano veramente bravissimi. Mi hanno fatto ridere molto. E credo che salire sul palco, io sono uno che quando salgo sul palco, quello che faccio mi piace tantissimo, da morire, e mi diverto un sacco. Lui è colorato, c'ha le parrucche, c'ha le esplosioni, c'ha i razzi, c'ha le musiche. È veramente pirotecnico, Michelone. Ci ha fatto un grandissimo regalo essere qua. Grazie e speriamo di rivederci presto. Ma certo, io cioè, mi rinnovo sempre, se no mi stufo, quindi prossimo anno altro personaggio. Allora ti vedremo volentieri. Manuela è la presentatrice da 10 anni, diciamo, di Cabaret Amore Mio, questo concorso. In generale, adesso poi ti farò parlare, abbiamo un microfono solo, quindi tu lasciami dire le mie scemenze che dopo tu parli seriamente. Tu lasci parlare me, io ti vado a raglio, hai capito? Dopo tu fai la persona seria, perché tu devi sapere che io proprio seria non ce la posso fare. Niente, di Cabaret Amore Mio, questo concorso che è ultra trentennale, è una bellissima tradizione, si tiene a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, questo bellissimo paese, che ha creato una partnership quest'anno con, ci sono venuti a vedere l'anno scorso, poi gli siamo piaciuti, e allora abbiamo creato questa partnership tra Ridanna Bulagna e Cabaret Amore Mio. Ma adesso io ti lascio la parola perché tu devi fare la parte seria, mi dispiace, a te tocca la parte seria. Vai, ti amo, l'ho trovata. Bene, signore e signori, Manuela. Grazie mille Silvia. Io farei, se siete d'accordo con me, un enorme applauso a Silvia Parma, eccezionale donna anche lei a 360 gradi. Tutti gli organizzatori ti vorrebbero. Vieni qui vicino a me, Silvia, vieni. Cioè, sai fare tutto, presenti, organizzi, direttore artistico, come fai? Tecnico luci, tecnico audio, tutto. Faccio un caffè che fa schifo, però sappiatelo che faccio un caffè, e anche con le piante proprio le faccio morire tutte, quindi c'è qualcosa che non so fare in realtà. Facciamole un altro applauso, veramente brava. Ma non lo dite a nessuno. Ha un'energia, sei un caterpillar, ma forse questa è l'energia della risata, no? Che sì, ti dà quell'energia, quella forza appunto che ti porta a essere anche onorato, a essere partecipe e protagonista di questi eventi. Io intanto, ecco, faccio i complimenti a te, ma soprattutto i complimenti per l'organizzazione di questo concorso. Noi siamo onorati e soprattutto sono onorata io essere qui stasera che rappresento una grandissima organizzazione, un grandissimo nome, Cabaret Amore Mio, e l'associazione Lido degli Aranci. Farei un applauso, vi porta tantissimi saluti e soprattutto fare in bocca al lupo a tutti gli artisti che hanno partecipato questa sera a questa quinta edizione. E la prima serata, perché ce ne sono altre tre. Sì, la prima serata e poi ci saranno anche altri artisti e si concluderà tutto il 31 ottobre, giusto? E vi invitiamo tutti ad essere sempre più numerosi, quindi spargete la voce il più possibile. Poi oltretutto, ecco, Cabaret Amore Mio ha visto tantissimi protagonisti importanti del cabaret nazionale e poi anche legati molto a questa città meravigliosa, Bologna, quindi partendo da Gigi Andrea, anche lo stesso Giacobazzi, Cacioppo, che poi ha sposato da Calabrese, è venuto qui, anche grandissimo Domenico Lannutti, che sarà qui 31, che ho avuto il piacere di conoscere anche oggi, bravissimo, eccezionale, abruzzese, come me. Giochiamo un po', Abruzzo, beh, insomma, portiamo anche noi un po' di felicità. Giuseppe Cameli. Il Gagliardetto, ci eravamo dimenticati prima. Quindi un'edizione col botto, siamo partiti subito alla grande, Silvia, il pubblico di Bologna risponde, dall'altro una città che al cabaret ha dato tanto, prima la Manuela ha dimenticato Gigi Andrea, noi siamo partiti nel 1984 con ospiti Gigi Andrea, da lì poi sono venuti tanti come Cacioppo, Susi Bledi, l'hai citata anche prima, quindi siamo molto legati alla città di Bologna, molti turisti vengono d'estate, hanno modo di apprezzare il nostro festival, è il primo anno di gemellaggio, speriamo negli anni di crescere sempre più e di legare queste due città con il sorriso, perché oggi ridere fa benissimo. Ridere, ragazzi, è una medicina che va
vale tanto più di tante medicine. Ridere proprio guarisce l'anima, ti permette di vedere la vita con una luce diversa, con forse con più ironia e con meno serietà. E quindi continuiamo a far ridere, Giuseppe. Sicuramente. Infine porto il saluto del nostro direttore artistico Enzino Iacchetti, che ha sponsorizzato questo tour itinerante per l'Italia. Bologna è la prima tappa, quindi porto anche il suo saluto a nome di tutti gli amici del Festival di Grotta a Mare. Grazie ancora. Grazie a voi e ci rivediamo in finalissima. Grazie a voi. Sicuramente, grazie a tutti. Albert Einstein, uomo di grandissima spiritualità, diceva: tutto è energia. Sintonizzati sulla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non è filosofia, è fisica. Vediti così: è sera, hai litigato col tuo capo, con tua moglie e con la cassetta della posta. Non la apri, la cassetta la smonti. Ecco, dimmi, in quel momento come ti vedi? Nicola, vieni qua. Qua, ecco, Nicola Scantarelli and Friend. Allora, si chiama il tuo stile? Nella difficoltà di definirlo, abbiamo pensato di coniare questo termine, soul comedy. Soul, cioè? Praticamente è un pezzo che è più umoristico che non propriamente cabarettistico, e vogliamo, attraverso il potente veicolo della risata, insomma del sorriso, anche comunicare qualcosa. Quindi, insomma, in un'epoca dove la paura, i problemi, insomma le difficoltà sono veramente il pane quotidiano, armarci di idee, insomma, e anche situazioni che ci aiutino è una cosa molto importante, mischiate alla comicità. Prendersi un po' meno sul serio per vivere un po' meglio, più serenamente. Assolutamente sì. L'idea è proprio di creare una finestra su un giardino dove si possa un po' respirare. Ok, quindi tanti personaggi, tante idee ancora in cantiere. Sì, non nego che stiamo preparando altre cose. L'idea è proprio quello di stare in mezzo alla gente, come questo festival ci ha dato la possibilità, e di questo ti ringraziamo, perché sappiamo che sei veramente una macchina da guerra. Madonna, ti mancano i tamburi dietro e poi siamo a posto. One man show. Allora, un ringraziamento, grazie ragazzi, a Nicola Scantarelli. Ci presenti anche i tuoi ragazzi? Sì, allora Andrea Melani, che poi lui si presenta da solo, basta vedere, lui è l'altra parte di me, io e lui siamo in simbiosi, pur essendo eterosessuali, questo ci teniamo, però perché lui sostiene, però se qualche dubbio ce l'ho, parecchio tempo. In effetti l'unico sposato è lui, con prole, io infatti devo sostenere questa cosa, recita da tanto tempo, è in tante compagnie teatrali, insomma condividiamo questa passione da anni e finalmente siamo riusciti a dar vita a questo sodalizio. Maurizio Carbognani è una presenza preziosa, è un amico con cui, diciamo, condividiamo altri interessi, che però ha ben chiaro, insomma, quello che vogliamo fare, per cui per me è stato un grande piacere averlo avuto qua con noi, nella veste del direttore. Grandissima direttore, mamma mia quanta roba. Bianco, non dicevi nulla, avanzavi, eccetera eccetera, è stato molto emozionante il momento. Grazie a Nicola Scantarelli e ai suoi amici. Grazie ragazzi, e adesso Eraldo. Ti volevo baciare davanti a te. Ah sì, mi baci. Aspetta, Eraldo, che mi devono baciare. Senza casche. Grazie di tutto. No, anche perché potrei rimanere piegata a metà, non è bello. Non è bello. Ciao ragazzi, salutiamo un attimo. Ciao, grazie. Oh, Eraldo, padrino a sorpresa di questa prima puntata. Oramai ti adoro. Nonnino, no, padrino, sei ancora in perfetta forma. Eraldo, che dire, la comicità continua. La comicità continua perché non si può smettere di ridere, come non si può smettere di piangere. Infatti quando ti vedo piango, perché no, scherzo, no, perché non è carino dire quando ti vedo rido. Non è molto carino, no? Dico, piango perché la tua bellezza mi fa piangere, mi lancia nel cosmo. Nell'aereo. No, a parte gli scherzi, cosa vuoi sapere? Non lo so, cosa vuoi sapere da me? Niente, ti ringrazio, è stato bello averti, hai detto delle cose carinissime, simpaticissime, raffinate, perché ecco, secondo me ancora un po' difficile è fare la comicità raffinata, invece tu stasera ci sei riuscito.
Ma oddio, ci si prova, che non è facile, veramente non è facile, perché diciamo che è più facile scendere che salire nella comicità, no? Quando te la vedi brutta, ne dici una veramente tremenda e qualcosa succede. Invece mantenere un certo livello è più difficile, ma insomma poi ognuno deve fare quello che si sente alla fine. Io mi sento molto elevato, mentre fisicamente sono molto, molto grosso, quindi molto attaccato a terra, ma nella comicità, no, sto dicendo delle boiate, perché in effetti ho fame, devo ancora finire di mangiare, e quindi quando ho fame dico delle delle fesserie tremende e non capisco più nulla. Allora ti lascio la tua signora che ti porta di corsa a mangiare, grazie ancora. Sono lo posso baciare carenza, ancora? Carenza alimentare, sai. Grazie Eraldo, alla prossima, ciao. Ok, io direi che abbiamo iniziato alla grande questa prima edizione, questa prima puntata di questa quinta edizione di Ridana Bulagna. Carlo Magli, lo sentiamo, Carlo, devi dire due cose, Carlo Magli. Allora, bella partenza, una cosa così come ci aspettavamo, una cosa che per fare questo ci vuole un anno di preparazione che produce tre serate di qualificazione e speriamo una grande finale. Io direi che già da questi primi concorrenti direi che il livello è veramente particolarmente alto, siamo contentissimi, vi aspettiamo venerdì prossimo qua al Benassi, 16 ottobre, vi aspettiamo tutti giovedì sera in differita su una variete dalle 21 alle 23 e direi che meglio di così non poteva andare. Un bacione a tutti da Silvia Parma e Magli Carlo, buonanotte. Ciao, buonanotte. Allora, Carlo Albertin, Ettore Mortella, Cesare Mortella, Angelo Carestia, Nicola Scantarelli, Michelone D'Agatteo, Massimiliano Falconi, aiutatemi. Io ringrazierei il Circo Larci Benassi, le signore che ci hanno fatto i bomboloni che sono fantastici. Ringrazierei la nostra giuria, Giuseppe Cameri, lo vorrei qua, anche Ettore Pancaldi. Ringrazierei il grande Carlo Magli che è insostituibile. Ringrazierei Maurizio Bergonzoni, Marcella Marzari e Maurizio Saliera di Match More Movie, ma soprattutto il mio più grande ringraziamento è sempre per voi, cari amici del pubblico, perché senza di voi tutto questo non avrebbe senso. Ci vediamo venerdì prossimo e ricordatevi che chi viene qua va anche in TV. Ci vediamo venerdì prossimo, grazie a tutti. Ciao, buonanotte.